Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il colore della pelle, come conferma la tua osservazione, non c'entra assolutamente niente. Ci può essere un livello, diciamo così, di maggiore compatibilità culturale e quindi di facilitazione nell'integrazione. Ma ripeto, è un dettaglio, non ma è questa. Che cosa vuol non dire è questa questo? La distinguere un venezuelano vorrei da un africano? Per cortesia, sono stato in buon ordine ad ascoltare le vostre osservazioni. Io penso che oggi, intanto, noi abbiamo conseguito già un risultato importante perché finalmente, come si diceva, si parla anche a livello continentale del problema immigrazione. Secondariamente è importante comunque constatare che parlare a livello continentale significa evidentemente anche iniziare a cambiare paradigma, perché se gli immigrati economici vogliono arrivare in Europa è perché l'Europa, almeno nella suggestione complessiva planetaria, rappresenta due punti di riferimento. Uno è la libertà e il secondo è il benessere. E questo è bello. Allora, però, se l'Europa è libertà e benessere, io penso che abbia bisogno di cambiare paradigma e di pensare di essere soggetto attivo e non passivo nelle relazioni geopolitiche internazionali. Cercare di soccorrere quelle popolazioni che vengono qui non perché fuggono da guerre e persecuzioni, ma perché non hanno in buona sostanza quel livello di qualità della vita necessario per affrontare la quotidianità. È questo il punto. Per farlo penso che sia totalmente inesatto immaginare di favorire con i corridori umanitari questa sorta di migrazione permanente che oltretutto arricchisce le tasche dei trafficanti di uomini e degli scafisti. Però purtroppo, immigrazioni legali non arricchiscono le tasche di nessuno. Esatto, dobbiamo legalizzare i flussi migratori e non lo puoi fare dicendo a tutti coloro i quali desiderassero di recarsi in Italia. Rambelli, questo è chiaro. No, io vorrei solo degli ingressi legali. Le voglio porre legalizza con la programmazione. Le voglio porre con l'incrocio di domande e offerte di lavoro. Ci hanno provato tutti. Questo ci hanno provato tutti. Però lei adesso si trova di fronte a un signore che ha Trapani, che è Luca Casarini, che ha dedicato parte della sua vita a fare una cosa che poi, come dire, è quella di salvare delle vite. E quindi tra poco, se non ricordo male, lei è pronto, Casarini, a partire con la sua flotta e tornare in mare a salvare. Allora, lei, ad esempio, lasci stare il passato di Casarini. Vediamo che magari vi ha visto ovviamente su fronti contrapposti. Però oggi Luca Casarini è a bordo delle navi a salvare delle vite. Forse evocando il fatto che viene dai centri sociali. No, vabbè, ha fatto un suo percorso. Ha fatto un suo percorso. Questo ognuno Rampelli ha i propri percorsi. Ci si può pentire. No, ognuno. Anche lei si vede di qualcosa. Ci si può pentire. Lei si vede di qualcosa di quegli anni. Non ho gli scheletri nell'armadio, ringraziando Dio. Comunque, ma neanche Casarini la skate dell'armata, insomma, ci ha messo la faccia, ha pagato per quello che ha fatto, che poi insomma è noto, e oggi è a bordo di una nave per salvare delle vite. Lei che opinione ha di Luca Casarini che ha detto che tra poco ripartirà? Io penso che esistono delle regole a livello internazionale, Luca Casarini deve rispettarle come chiunque tra noi. Non ci sono leggi straordinarie che consentono a persone di fare l'esatto opposto di quello che prevede. Ma dove viola la legge, secondo lei, Casarini? Il diritto internazionale? No, infatti probabilmente il problema è proprio questo, che fin qui non c'è una chiarezza, ed è la ragione per la quale il governo italiano pone il tema a livello europeo, a Bruxelles, non c'è chiarezza sulle regole generali, perché come sappiamo il codice della navigazione prevede che se metti piede in una nave battente bandiera olandese, da quel momento tu appartieni alla giurisdizione. Ma lei che cosa vorrebbe, ad esempio? Ma non è vero. Cioè, soccorsi a mare. Ma questo non è vero. Casarini, è così, per me è così, per te non è così. Ci deve essere un soggetto terzo che stabilisce la compatibilità tra il regolamento di Dublino e la legge di immigrazione e il diritto internazionale. Perché ognuno se la tira dove vuole. Il diritto internazionale prevede che bisogna arrivare al primo posto. È più facile collegarsi col Marocco che non con Casarini da Trapani. Allora, Casarini, lei quando è pronto? Quando partirà allora? Ma volevo dire a Rampelli, ma lo faccio contento sto giro, parto su una nave battente bandiera italiana. Questa è una grande cosa, no Rampelli? Cioè, oltre alle parole che bisogna che non parliamo non in inglese, sto giro noi abbiamo anche la bandiera, abbiamo la bandiera italiana, e questa cosa dovrebbe, perché questa è una nazione, concordo con lei, che dovrebbe essere orgogliosa dei 15.000 soccorsi e salvati e sbarcati dalla Guardia Costiera Italiana nelle ultime tre settimane. Tre settimane senza una nave delle ONG in mare,
15.000 salvati dall'Italia, certo. E tra la flotta civile del soccorso civile europeo, che ricordo nasce perché ci sono 2.000 morti all'anno dal 2014 in poi nel mare nostro. Allora, come italiani, adesso glielo dico proprio, la faccio contenta, come italiani, cerchi di cogliere questo aspetto. Come società civile, anche italiana, oltre a quelle di tutti i paesi europei, mettiamo una nave in campo per tentare di arginare questa tragedia umanitaria che da 10 anni insanguina il nostro mare, e questa cosa dovrebbe fare orgoglioso l'Italia. L'Italia, quando va in Europa, invece che dire tienti tu quella nave o tienti tu quel pacco, perché sono donne, uomini e bambini, dovrebbe dire agli altri: sono orgoglioso di essere italiano perché salvo un sacco di gente. Io vorrei capire perché questo elemento non viene valorizzato, addirittura nascondendo agli italiani il fatto che la propria guardia costiera è quella che salva più vite umane al mondo, probabilmente. La domanda è chiara, posso rispondere? Bello, cioè, questa è una valutazione interessante, Luca Casarini, però. Guardi, l'orgoglio di un paese che salva vite. Nessuno ha mai criminalizzato chi fa soccorso in mare. Qui il punto è un altro. Se il tema è quello di solidarizzare, di portare aiuto e quindi mettere a disposizione se stesso le proprie risorse economiche, la propria capacità organizzativa delle persone, dei popoli in difficoltà, quelle persone e quei popoli dovrebbero essere soccorsi là dove hanno bisogno, perché no, questo è d'accordo. Nelle aree subsahariane, donne, anziani, disabili, bambini, persone povere che non hanno la possibilità di pagare il pizzo ai trafficanti di uomini e neanche a coloro i quali guidano le carovane per attraversare il deserto del Sahara, quelle persone lì sono quelle che hanno maggiormente bisogno di questo spirito solidaristico, che vengono totalmente ignorate. Posso raccontare una storia? Le persone che salgono a bordo delle varie imbarcazioni, ci mancherebbe altro, il soccorso è sacrosanto, chapeau a tutti coloro i quali... Quindi anche a Casarini? Dipende, perché... Se il soccorso è tale, passeggiando per il mare Mediterraneo incontro una imbarcazione che sta facendo naufragio e soccorro e intervengo per salvare vite umane, è un conto. Ma se questo sistema, se questa procedura si sistematizza e quindi praticamente tutte le persone, non quelle che io ho citato, ma uomini, prevalentemente uomini, al 90% uomini in età compresa tra i 18 e i 35 anni, che hanno i soldi per pagare il pizzo ai trafficanti di uomini, si trovano dentro imbarcazioni di fortuna per essere poi pescati dalle ONG, entriamo in un'altra fattispecie. Però tutti sufficientemente svegli. Non volete quindi mettere fuori legge le ONG che vanno per mare? Cioè, questo è un punto politico da capire. Il ministro Minniti del PD, non so se l'organizzazione a cui appartiene Casarini ha firmato quel codice, altre organizzazioni lo hanno firmato spontaneamente. Quindi voi volete ripartire da là? Attuare. Mi dispiace che Casarini invece non abbia accettato delle regole di Rampelli, che sono state promosse da un governo di sinistra. Rampelli, sì, ma infatti, guardi, su queste cose i governi di centrosinistra devono solo stare zitti, perché questa cosa, l'orrore della Libia, è stato partorito. I lager in Libia che Gutierrez ha descritto, non io, l'ONU descrive come posti infernali dove avvengono torture, stupri, omicidi, fosse comuni. La settimana scorsa l'AIA, il Tribunale Penale Internazionale dell'AIA, ha emesso dei mandati di cattura per gente che noi finanziamo, perché sono a capo della cosiddetta Guardia Costiera Libica. Ma vi rendete conto? E questa roba qua è stata partorita dal cosiddetta centrosinistra, eccetera, per cui su questo assolutamente, io li ho sempre combattuti. Il tema è questo. Io voglio porle una questione. Anche io sono per il diritto di restare, non solo per il diritto di migrare.
Ma allora, per esempio, le faccio un esempio. In un paese come l'Egitto, dove l'altro giorno il presidente Meloni ha incontrato il dittatore Al-Sisi, che noi conosciamo. Ma se tutti restassero in Africa, lei ce la farebbe a mantenere la sua flotta? Vabbè, però questo scusi un attimo, non è il suo mestiere. Scusi un attimo, no, no, no. Ce la farebbe guardi, a mantenere la sua flotta? Aspetti che le faccio questa domanda sull'Egitto, no, che è uno dei temi, è questo dell'Egitto, il diritto di domande, restare. Alle mie, lei io ha nominato il diritto di restare. In un paese dove ci sono 60.000 prigionieri politici, dove hanno torturato e ucciso Giulio Regeni, ma secondo lei non è normale che una persona voglia scappare se riesce? Allora è chiaro. È normale o non è normale? Posso? Mi abbastanza... Noi abbiamo proposto. È una domanda retorica, ma mi sembra abbastanza evidente la risposta. Abbiamo proposto hotspot nel Nord Africa. Posso dire una cosa, Rampelli? Alla Unione Europea. Posso dire una cosa, Rampelli? Allora, scusi, no, perché... Rampelli, siccome